Allora, un benvenuto lo do al Giuseppe Pepinello di Capua, al quale rinnovo i complimenti per la voglia di volersi rimettere in gioco in questa seconda parte della carriera, dopo aver caricato di gloria la prima parte. Perché questa voglia di ricominciare in altro modo? Come è nata? È nata che l'anno scorso me l'hanno proposto il presidente e il direttore tecnico, io ho accettato volentieri e quest'anno continuerò con un obiettivo molto ambizioso. Minimo la stessa medaglia e poi cercare di migliorare per le Olimpiadi di Rio. E il movimento del para-rowing è nato non molti anni fa, ha disputato due Olimpiadi, ricordiamo, sono state i giochi olimpici di Pechino, Londra, quindi questa sarà la terza. E dal punto di vista tecnico ci sono differenze o il mestiere di timoniere è quello che è rimasto dai tempi eroici di Los Angeles, Seul e Barcellona? Il timoniere ha sempre lo stesso compito, è quello che deve avere fiducia e stima dei vocatori, e la stessa cosa i vocatori devono avere fiducia e stima del timoniere. Questo è ecco più facile, visto ecco il curriculum del timoniere. Però nello stesso momento devi sapere che questi atleti, che sono persone che danno più di quanto uno si aspetta, allora forse il timoniere dà qualcosa in meno rispetto a quanto dà. Sì, perché come ho avuto modo di dire, ho avuto la fortuna di partecipare come commentatore ai giochi paralimpici di Vancouver nel 2010. Sono atleti, punto. No, ma sono atleti, ma atleti seri, atleti che davvero quello che gli chiedi, anzi fanno sempre qualcosa in più, senza riserve mentali, senza niente, cioè sono davvero atleti puri. L'unica cosa che voglio chiedere a Pepinello di Capua, prima di lasciarlo, è dal punto di vista del lavoro, di quantità di allenamento, ci sono differenze rispetto? Guarda che l'anno scorso hanno fatto uguale gli allenamenti a quella dei senior. Quindi assolutamente, ovviamente, no, è uguale, sottolineiamo, è uguale, solo uguale. Una prosecuzione della carriera quando non ce lo si sarebbe aspettati, bravo, magari. Certo, bravo, è stato qualcosa molto molto bello e che mi ha dato anche molte molte soddisfazioni. Facciamo in bocca al lupo a te, ma per te anche attraverso gli atleti che ci rappresenteranno. Gli atleti quest'anno, e poi ci sono anche mondiali. La federazione, che sicuramente spero che raggiunga il risultato prefissato. No, una domanda, un'ultima la volevo fare. Com'è andata oggi sui 2000 metri invece che sui consueti 1000 metri? Questo mi stavo dimenticando di chiedere. È stato qualcosa di sperimentale, però positivo, nel senso che si è visto una cosa molto importante, che questi atleti sono allenati, vuol dire che è importante. E non era poco, visto non che era la distanza poco, che era fanno distanza, il doppio, vuol dire che sono allenati. Grazie a Pepinello. Grazie di Capua. Ciao. Buon lavoro e ancora in bocca al lupo. E noi ci avviamo ormai alla parte conclusiva, questa del doppio pesi leggeri uomini è l'ultima gara che vi mostriamo in diretta. 5 equipaggi in acqua, ce ne sono due italiani, in acqua 1 sono Pegoraro e Gnani e in acqua 5 Andrea Micheletti e Pietro Ruta. Ma particolare attenzione ai sudafricani in acqua 3, perché sono John Smith e James Thompson, che hanno vinto i giochi olimpici di Londra, però nella 4 senza. Abbiamo visto i compagni di squadra disputare una delle gare con cui abbiamo aperto la nostra telecronaca. Non erano i pesi leggeri, ovviamente, erano il 2 senza. Li vinti da Marco di Costanzo e Matteo Castaldo. Sì, bella gara questa qui, abbiamo due equipaggi azzurri di notevole spessore in acqua, Micheletti e Ruta è l'equipaggio secondo me italiano da battere, l'equipaggio che lo scorso anno è arrivato quarto ai campionati del mondo, facendoci sperare per una medaglia.
mentre nell'altra imbarcazione Marcello Miani, lui già finalista ai giochi olimpici di Pechino proprio in questa specialità in coppia con Elia Luini, oggi invece imbarca con Francesco Pegoraro. Credo che la barca azzurra debba vedersela con la Grecia, perché è un equipaggio di grosso spessore. Infatti ha appena vinto la tappa di Coppa del Mondo di Sydney. Esattamente. Quindi al di là dell'indicazione dei gloriosi sudafricani, ma un'altra gara, il 4 senza, sono i greci Elefter, Consolas e Spirido Giannaros, in questo momento al quale puntare attenzione, non a caso stanno guidando la gara. Siamo in prossimità dei 1000 metri. Se la vedono con Andrea Micheletti e Pietro Ruta. Staccati, abbiamo visto, ai 500 metri di meno di un secondo e mezzo. Sì, bella la barca greca, bella la barca anche azzurra. Il Sudafrica, come dicevi, con due campioni olimpici, due reduci dalla bellissima medaglia d'oro appunto di Londra, prima medaglia d'oro per il Sudafrica ai giochi olimpici per il canottaggio, primo atleta di colore, perché insieme a loro c'era il Capoga, primo atleta di colore a vincere un oro nel canottaggio, questa la dice lunga. Adesso punta a punta appunto con la barca azzurra. E con questo si conclude il racconto in diretta di questa prima giornata di finale, la seconda qui dal centro Paolo Daloia, nel memorial a lui dedicato, questo che è stato un grande dirigente della Federazione del Canottaggio tra gli anni che vanno dal 1973 al 1984. Lasciò perché purtroppo una malattia lo portò via nel giro di pochi mesi. La lotta con i greci Consolas e Giannaros dei nostri azzurri, Andrea Micheletti e Pietro Ruta. Ultimo rilievo cronometrico e sono ormai entrati nel rush conclusivo. Sì, un po' pesante la barca azzurra, non così brillante come l'abbiamo vista lo scorso weekend qui a Piedelucco, vincere addirittura contro equipaggi senior, mentre molto bella la barca greca, sfila via bene, molto composti, molto puliti nella loro azione. L'Italia era partita discretamente, però adesso il divario è notevole, anche il Sudafrica. Eh sì, sta rimanendo il Sudafrica con John Smith e James Thompson, quindi seconda posizione che se la vanno a giudicare in questo momento i sudafricani. E in acqua 1 anche Francesco Pegoraro e Marcello Miani rimbengono sui compagni di squadra, quindi le posizioni sono, le vanno a vincere coloro che hanno già trionfato nella prima tappa di Coppa del Mondo, e quindi Elefter, Consolas e Spirido Giannaros con un secondo e 59 su Smith e Thompson, i sudafricani campioni del mondo i campioni olimpici del 4 senza, e Miani e Pegoraro battono anche i compagni di squadra, Micheletti e Pietro Ruta decisamente male nei primi 500 metri di gara. Sì, bella gara di Marcello Miani, è rinvenuto alla grande, seconda parte di gara veramente veloce, soltanto 2 secondi poi il suo crono di vario rispetto ai primi, quindi bella gara a sorpresa, partiti molto in sordina per poi risalire bene nella seconda parte di gara.